Allora, siamo qui con Mister Pulì dopo la partita di ieri. Mister, poi ieri io non ho avuto la possibilità di effettuare l'intervista. Volevo capire un attimino sulla partita, poco da dire, l'ultima partita, ci si giocava poco, però voglio sapere un attimino cosa ne pensa, cosa pensa di questo campionato e quali sono poi diciamo, gli obiettivi che abbiamo raggiunto e che non abbiamo raggiunto quest'anno. Sì, ieri abbiamo fatto questa ultima partita che siamo riusciti a vincere, quindi diciamo matematicamente attualmente siamo quarti, però c'è l'ultima partita che il Matera dovrà giocare con Lagonegro e dove se una delle due vincerà noi prenderemo il quinto posto, però il quinto posto è sicuro matematicamente. E diciamo che è stata una stagione secondo me estremamente positiva sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dei risultati anche dal punto di vista del gioco della squadra e dei miglioramenti. Ho visto dei miglioramenti netti dall'inizio della stagione. Infatti, bisogna rimarcare che noi nelle ultime 5 partite non perdiamo, abbiamo fatto 5 risultati utili consecutivi, e questo significa che la squadra sta assumendo un certo atteggiamento sia in casa che fuori casa, e che era quello che io stavo cercando dall'inizio. Per quanto riguarda l'obiettivo, quindi l'abbiamo raggiunto in pieno, perché noi eravamo partiti, era il primo anno che facevamo la C1 per fare un campionato di salvezza, se riuscivamo a salvarci. Invece siamo stati dall'inizio del campionato fino alla fine sempre in posizione alta della classifica, e quindi ieri diciamo, abbiamo preso questo quinto posto strameritato dal punto di vista dei risultati e per quello che si è visto in campo. Per quanto riguarda i giocatori, sono davvero contento, hanno dimostrato un attaccamento alla squadra, hanno dimostrato dedizione sia alla squadra che alla maglia, alla società, quindi davvero un buon gruppo di calciatori che ha dato tanto e che davvero vanno elogiati. Chiaramente in tutta questa annata, io già come ho detto precedenti volte, volte precedenti l'ho detto sempre, quando si raggiunge il risultato, il merito non è solo dei giocatori e dell'allenatore, ma di tutto lo staff a partire dal presidente e finire al magazziniere. Non lo dico perché è così, il calcetto è così, è un gioco, è il gruppo che poi fa portare i risultati. E questo vale in Serie A come nell'ultima categoria sia del calcio che del calcetto. Un elogio chiaramente alla società perché ha creduto di fare questo campionato, e adesso a questo punto, no, per come diciamo, quello che non è andato, secondo me, guarda, sono soddisfatto davvero su tutto. Non vedo niente. Vorrei ricordare il lavoro che ha fatto pure il mio collega Angelo Caputo per quanto riguarda il settore giovanile. Infatti abbiamo portato sempre i ragazzi con noi, hanno esordito quasi tutti. Chiaramente ci vuole un po' di tempo perché poi è una questione di età, e siccome il campionato che facciamo in una squadra è una C1, la C1 è un campionato di qualità sinceramente, dove non puoi regalare niente a nessuno, piano piano faranno proprio parte integrante, nel senso che giocheranno anche di più sicuramente con la prima squadra. Però io dico sempre una cosa: ogni cosa ha il suo tempo, non bisogna bruciare le tappe troppo velocemente, perché ci può essere anche dei risvolti negativi, ci potrebbero essere. Quindi secondo me la società è sulla strada giusta. Quello che va fatto, secondo il mio punto di vista, adesso goderci questi risultati che abbiamo ottenuto tutti quanti, secondo me riunirsi e cercare di capire, perché se adesso abbiamo preso il punto possibile per migliorare, a quel punto rimane poco da fare, bisogna cercare di vedere se si riesce a fare questo salto. Però per fare questo salto chiaramente ci vuole l'unione, cioè questa qua io come la vedo, anche io un anno sono stato, però mi sono attaccato davvero ai ragazzi, alla società, perché è un ambiente che ti coinvolge, questo lo devo dire, mi piace. Lo spirito castrum. Lo spirito castrum, effettivamente esiste questo spirito castrum, e lo posso dire che ti coinvolge in determinate situazioni, coinvolgente. E quindi secondo me questa realtà che c'è a Viggianello, che è il castrum, lo dico proprio col cuore, secondo me deve essere una cosa di tutti, anche dell'amministrazione, dei tifosi che, come ho ricordato ieri, diciamo, se si gioca in cinque, il sesto uomo in campo, se così vedete il calcetto, che a Viggianello è una grande caratteristica, e che ma non è proprio lì elogio, perché ti fanno sentire davvero grandi, ti danno una carica agonistica importante, ti trasformano, e questo è molto importante. E quindi il mio invito è quello di cercare di capire, indipendentemente se sarò io l'allenatore, se non sarò io, così, di vedere come una creatura del paese,
estremamente importante, perché la C1 è un campionato importante, è il massimo campionato regionale, e che se secondo me c'è l'unione di tutte, parlo anche degli alberghi, quello che può dare qualcosa a livello di albergo, chi può dare, non è soltanto un apporto economico, oppure l'amministrazione che si potrebbe, perché per fare la Serie B ricordo che ci vuole una struttura coperta, quindi non è che è questione che fra 5-6 mesi, però se uno programma anche entro 2 anni e si vuole raggiungere la Serie B, è un campionato dove tu vai a giocare contro città, non lo so, faccio dei nomi, non lo so, Bisceglie, Trani, per dire, vai a fare un campionato pugliese o come in Calabria, e secondo me per il paese questa è una grande visione, perché diciamo che fare la Serie B di calcetto sarebbe una grande cosa, siccome c'è la possibilità, la gente locale ci sono pure, i ragazzi quest'anno hanno dimostrato che la gente locale c'è e che può far bene, lo zoccolo duro c'è, chiaramente se si vuole salire in Serie B qualcosina ci vuole, questo è naturale, da aggiungere a quello di buono che già abbiamo, quindi io invito davvero, questo è un invito a tutti quanti a cercare di capire, ripeto, indipendentemente se non sono io l'allenatore e così via, però può essere anche un altro lato, non lo dico per nessun interesse, l'ho detto sin dal primo giorno che sono venuto, di far crescere questa creatura, perché davvero avete costruito qualcosa negli anni bello che non è facile, eppure voglio dire, questa deve essere una base di partenza per il futuro, una base per far davvero il futuro, perché io eppure non sono di Viggianello, sono sposato qua, c'ho mia moglie di qua. Se rimango io ce la metterò tutto per raggiungere questo sogno per tutti quanti. Io credo che tutti quanti dobbiamo andare verso una sola strada, e sicuramente è la strada giusta questa perseveranza, e vorrei fare davvero i complimenti a tutti, a partire dai tifosi, a tutti quanti, perché tutti abbiamo raggiunto questo obiettivo ed è giusto che oggi andiamo a festeggiare, è giusto che ce lo godiamo, perché c'è i momenti in cui si lavora, i momenti in cui bisogna godere, ma è così, bisogna stare insieme, e di cui è davvero un'annata positivissima, non positiva, positivissimo, sono davvero soddisfatto. Mister, guarda, sentirla parlare e dire queste cose ci riempie pieno di orgoglio. Cioè, la persona che ti sta parlando fa parte da 10 anni del Castrum e di stagioni ne ha viste tantissime, e posso dire che quest'anno è una delle poche stagioni dove i tifosi dall'inizio della prima partita fino all'ultima sono stati sempre in aumento e ci hanno sostenuto, hanno capito anche in alcune fasi forse che la squadra aveva un po' di difficoltà, ci hanno saputo sostenere, ci hanno saputo aiutare per l'uscita alla grande, e quindi questa reazione la dobbiamo anche grazie ai tifosi, la reazione che la squadra ha avuto in quella fase un pochettino di appannamento, se così me la lascia un attimino passare. Vabbè, è normale che in un anno, in un'annata ci sono delle fasi, è come una parabola, arriva al massimo, poi ci sono delle fasi discendenti, ma è così, no? Quindi è normale che ci sono dei periodi dell'altro, se no saremmo come, diciamo, per avere questi tifosi è aiutato tanto. Sì, infatti io li elogio, perché in Basilicata, questo è una regione calda, però Viggianello si caratterizza per questo, ancora più caldi si è molto più caldi, infatti forse risente un po' dell'area calabrese, diciamo, questo lo posso dire. Ricordiamo che il mister viene dalla Calabria, è forse per questo, perché devo dire che è netta proprio la cosa, ha nel sangue, nel DNA, un certo atteggiamento che assomiglia molto alla Calabria, anche la posizione geografica, forse siete più calabresi che lucani, e questo a me piace tanto, infatti in ambienti così a me mi stimolano tantissimo, proprio perché questo deve essere lo spirito, a volte ogni tanto si esagera così via, però ci sta pure, perché ci sta l'importo, però quest'anno i tifosi, quest'anno, ma credo anche gli altri anni, il DNA è un tipo, a me è proprio bello, ti dà una carica in più, ed è questo è molto importante per tutti quanti, e infatti io lo dico, devo fare un elogio a tutti, davvero a tutte le persone che sono venute, perché sono davvero, il sesto uomo in campo, sono davvero da elogiare, e che li caratterizza lo spirito di questo paese, perché uno è sì, sono i pro, con quello che vogliamo, però dico che io questi ambienti qua sportiva a me piacciono, chiaramente sono soggetto anche io, ma è chiaro che sia così,
ha delle valori, non li chiamo critiche, ha delle visioni, cioè ognuno, perché è giusto che il calcio uno può avere un'idea delle opinioni diverse, ed è bello così, è giusto che deve essere così, perché il confronto aiuta a crescere me, aiuta a crescere chi è tifoso, aiuta a crescere il dirigente, ci deve essere l'opinione. E qua questo c'è, ed è pure molto bello, e quindi io ammiro la parte positiva di queste cose. Ci deve essere, però vi ripeto, i tifosi sono fantastici per lo spirito. A me mi trasformano, ma io credo che anche i ragazzi li trasformano. Infatti in casa siamo stati quasi perfetti in casa. Noi siamo pienamente d'accordo con quello che ha detto mister. Forse ce li dovremmo portare fuori casa, vediamo se... Mo vediamo un attimino l'anno prossimo. Mister, guarda, io la saluto perché adesso sta per iniziare la partita dei ragazzi degli allievi contro il Lago Negro, quindi ce l'andiamo a vedere, andiamo a sostenere i ragazzi più piccoli. Io la saluto e l'aspetto alla preparazione, perché noi faremo quest'anno con castrumbianelli.it, seguiremo anche la preparazione. L'anno scorso non ci è stato possibile, lo faremo quest'anno e spero di ritrovarla. Sì, da parte mia c'è tutta la predisposizione a rimanere in questo progetto. Adesso si deve riunire la società per cercare di capire il futuro. Come ho detto prima, si riunisce e poi ne parla. Da parte mia c'è tutta la disponibilità a far bene. Vediamo dopo la riunione della società i programmi che ci sono e vediamo un po' il da farsi. Mister, allora complimenti per questo quinto posto del 2013-2014 e ci vedremo al prossimo campionato. Grazie di tutto. Grazie a voi. E sempre forza. Castrum, spirito Castrum. E quindi...